della Ternana e vittoria indiscussa sulla Vis Pesaro per 3-0. Ci voleva la prima in classifica per far tirare fuori le unghie alla Ternana, che ha riconquistato il primato in graduatoria, facendo dimenticare i numerosi tifosi presenti al Liberato, anche oggi ce n'erano circa 8.000, la brutta prestazione di domenica scorsa. La Ternana ha giocato bene, ha divertito e si sono soprattutto divertiti D'Amico ed Eritreo, autore di 2 gol, ritrovando se stessa proprio contro il Pesaro, matricola rivelazione di questo campionato. Dopo la brutta prestazione di domenica scorsa e i primi sintomi di contestazione, qualche giocatore rossoverde si è sentito ferito nel proprio orgoglio ed oggi è sceso in campo con un altro spirito, mettendocela tutta per vincere. Chi più chi meno sono piaciuti un po' tutti. Facco non ha potuto schierare la solita formazione. In avanti al posto dello squalificato Di Canio ha messo Spinelli ed ha sostituito l'infortunato Ravot con Eritreo, il quale è stato molto bravo a sfruttare 2 perfetti suggerimenti di D'Amico, oggi insieme a Graziani e Pocetta uno degli animatori del centrocampo. Di fronte ad una Ternana ben impostata, determinata, il Pesaro non ha mantenuto fede alla sua forma, anche perché si è vista subito la differenza tecnica delle 2 squadre. Tra i marchigiani, Napri e Menegatti, più vistosi in avanti, hanno avuto pochissimi spazi. Tuttavia il centravanti pesarese è un giocatore da tenere d'occhio. La Ternana, per tornare alla partita, parte veloce, puntando soprattutto nelle punizioni da fuori area del suo specialista D'Amico. E proprio su una di queste, al 13°, è Spinelli a colpire la base bassa del palo. Una 10 minuti dopo, però, mentre la Ternana ha un momento di rilassamento, è il Pesaro ad avere una favorevole occasione con Natti. Un tiro cross di Melegatti non viene agganciato da Di Vincenzo, la palla a Nappi che avanza e tira su raggi in uscita. Pronta la reazione dei padroni di casa con Graziani, il cui tiro si perde sul fondo. Nella ripresa la Ternana ritrova la vena dei primi 15 minuti di gara ed è bravo Moscatelli a neutralizzare prima il tiro di Pocetta e poi quello di testa di D'Amico. Il primo gol della Ternana al 61°, calcio d'angolo corto per D'Amico che crossa. Eritreo schiaccia di testa per Di Carlo che da 2 passi batte Moscatelli. La Ternana è alla ricerca del raddoppio che avviene al 75°. Scambio Torrisi D'Amico che si libera bene lanciando Eritreo che anticipa l'estremo difensore in uscita. La Ternana non è paga del risultato ed un tiro di D'Amico finisce sull'esterno della rete. All'87° è ancora D'Amico a lanciare bene Eritreo che infila per la 3ª volta Moscatelli. Allo scadere del tempo lo stesso D'Amico che si vede parare un tiro. Oggi l'ex laziale, oltre che vivacizzare la manovra rossoverde, ha dato l'impressione, ma non è soltanto un'impressione, che ancora giocare a calcio per lui è un divertimento. Questa volta però il divertimento non è soltanto suo, ma degli altri giocatori e dei tifosi.